di qualsiasi cosa, in qualsiasi aspetto. Allora, caro, le emozioni. Ferma. Sono un po'... mi sono affezionata ad Alessandro. Guarda i nostri ragazzi, chi è il tuo match perfetto? Il mio match perfetto è... Nicolas. Molto strano, devo dire la verità. Non ha valutato l'altra faccia della medaglia, cioè la mia. Pensavo effettivamente che potessi essere il match di Rorò. Come stai? Nicolas, tu hai qualche dubbio o sei certo di essere un match perfetto? Abbiamo buone probabilità che lo sia. Perfettamente d'accordo. Rorò, Nicolas, mettete la mano sullo scanner dell'affinità. Cioè, non me l'aspettavo che scegliessimo di qualità, soprattutto dopo il discorso che hai fatto. Lo so. E perché l'hai fatto? Cioè, ma voglio capire se... Troppo Fatima! Buonasera. Buonasera. Allora, il gioco ti ha portato ad essere un match con Filippo. Quindi, nuovamente. Filippo... vieni pure qui. Questa sera avresti ricambiato la scelta? No, assolutamente no. Perché? Perché io credo che in una conoscenza bisogna avere l'interesse di approfondire la conoscenza dal momento che non c'è. Insomma, sì, guarda altrove. Non sono molto d'accordo, però se lei la pensa così rispetto alla sua scelta, facciamo così. Ci riparlerò perché ho voglia di riparlarci, spero anche lei, e... ma io non mi nascondo le mie emozioni, non mi faccio il figo anche perché non so affatto così. Fin dal primo momento, Talita è convinta che Alessandro sia il suo match perfetto. Entrambi sono sicuri di essere l'unico fascio di luce della cerimonia. Alessandro è come piace a me, è grande, poi mi sento protetta. Mi piace di avere vicino a me Alessandro, perché è un bel uomo, cioè... Ehi, ehi, ehi. Ma che figo. Sara Sánchez. Y Javier del Real. Del Real. Vamos a enseñar a bailar flamenco. ¿Te gusta el flamenco? Muchísimo. La nostra. Entonces, empezamos con... la mano izquierda y mano derecha. Eso es difícil, ¿eh? Uno, dos, tres y cuatro. Cinco. Uno, dos, pa, 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 pa. Uno, pa, 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 pa. Due, pam, 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 pam. Final. E poi così. Grazie. 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 Oggi mi sono un po' sbloccato. Penso che abbiamo riso entrambi tanto. E poi
Non lo so, quando mi guarda mi piace quando mi guarda. Io adoro l'amore. Comunque, c'ho tanti pensieri. Ok. C'ho tanti pensieri. Ieri, non so che cavolo mi è preso, tutto il tempo a piangere. La sono crollata perché, secondo me, lui non è così interessato. E ti dico anche perché. È uscito adesso, adesso, da 2 mesi, da una relazione di 6 anni e mezzo. Non so se lo sai, ma secondo me c'è proprio... non ha la mente libera in questo momento per iniziare un nuovo percorso, capito? Certo. Sangria. Carino tutto qua. Il posto è molto carino, sì. La compagnia anche, devo dire, dai, non è male. Tu non ti piace la compagnia? E se siamo match, che succede? E se sarà un problema, amico mio. Sarà un problema? Sarà un problema. È stata una situazione molto carino, cioè... è stato bello, però... sì, sono un po'... mi sono affezionata ad Alessandro. Strano. Buonasera ragazzi, ben arrivati. Grazie. Grazie. Buonasera. Sembrate tutti molto felici. Per me è stato molto divertente. Molto divertente, bella esperienza. Abbiamo ballato il flamenco. Un bel date oggi. Sì, sì, sì. Sì, un bel aperitivo, sangria, frutta. Molto, molto carino. Voglio sapere qualcosa di un po' più speciale su questo date. Noemi. Mi ha spiazzato, mi ha sempre trasmesso estrema tranquillità, Alessandro. Sono davvero molto, molto contenta. Giuliana, sei un po' più silenziosa. Vuoi dirci qualcosa anche tu? Lui è una bellissima persona. Credo che non sia il mio match, però qua tutto è possibile, quindi... Ragazzi, giunti a questo punto del gioco, ormai l'avete capito, è conveniente per voi mandare nella stanza della verità la coppia che ritenete la più sicura. Quindi vediamo come avete sfruttato questa opportunità. Vi ricordo poi che se dovesse esserci un match perfetto, sarà un ottimo primo passo verso il montepremi finale di 200.000 euro. È il momento di scoprire come avete votato. La coppia che deve andare nella stanza della verità è... Immagino che sono match. Alessandro, Noemi, la stanza della verità vi aspetta. E voi daters, come al solito, potete seguire tutto da qui. In bocca al lupo. Ora spunta match. Secondo me match perfetto. No. Secondo me no. Non sto bene, non bene, non male, non bene. Sinceramente, non bene. Tali, 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 no, no, vieni qua. Voglio vedere... amore, guardami. Sarà una c***a di regina? No. No, I know. Okay, I just need to fix my makeup. Alessandro è il profilo di ragazzo
che ho sempre cercato. È quello. Però non è il mio match. Alessandro e Noemi hanno saputo sfruttare al meglio questa occasione. Vogliamo un limone prima di partire. Sono andati oltre agli errori del passato e hanno trovato il match perfetto. Ora i 200.000 euro sono un po' più vicini. L'incastro perfetto. Di qualsiasi cosa, in qualsiasi aspetto. Allora, caro, emozioni. Ferma. Sono felice, c'è la positività c'ho dentro. Non la riesco ancora a guardare, quindi va bene. Bambola, ti butterai. Bambola. Non trovi anche te? Lo so. Io non voglio nessuno. Non vuole, lo so. A tutti mancherà. Mi sembra che scappi, mi sembra che non ti interessi. Oh, la notte abbiamo passato di là come prima notte reale. No, è stato bello. Quello che c'è stato, è stato con gli abbracci, bello. Tutto a me comunque ha significato tanto. Poi il giorno dopo okay. Non è stato dato valore. Capito. Ma lo so, Ro. Però cioè... anche per me è così. Mi ha frenato questo mio pensare che a te non interessassi. Ma te lo sto dicendo, mi interessi. Ora, sì. No, no. Anche nella Finity Room me l'hai detto, però poi è il giorno dopo. Pure la sera prima. Sì, però il giorno. Però durante il giorno questa cosa mi. Capito, mi destabilizza. Che durante il giorno non ci cerchiamo. Ma tu dici che non ti cerco? Anche con uno sguardo? Forse... Le persone si intendono e non c'è bisogno di... Ma noi ci guardiamo e ci allontaniamo. Se uno dei due non dice all'altro, vieni. Questo tipo di gioco, questo tipo di tira e molla inizialmente, quando faccio così è perché mi interessa, quando mi distacco. Cioè, questa è proprio una cosa mia. Perché do quel tanto per vedere se viene poi contraccambiato. Dopo l'unico fascio di luce della scorsa cerimonia e la scoperta del match perfetto tra Alessandro e Noemi nella stanza della verità, i daters hanno ora una nuova opportunità di trovare tutti i 10 match perfetti e vincere il montepremi in palio. Cari miei daters, che la terza cerimonia della coppia perfetta abbia inizio! Finalmente avrete trovato il primo match perfetto nei nostri Alessandro e Noemi e quindi vi restano solo 9 match perfetti per vincere 200.000 euro. Questa sera scelgono i nostri ragazzi, quindi ragazze vi invito ad andare in posizione, sta per iniziare la nostra cerimonia. Bene ragazzi, è una cerimonia che inizia a essere piuttosto importante e questa sera iniziamo con Andrea. Ciao Luca, buonasera. Buonasera Andrea, questa settimana sei stato in Affinity Room. Sì. Ti è servita per farti un'idea? Devo dire che c'è stato un bel feeling, quindi mi è servita molto. Ti invito a guardare le nostre ragazze e dirmi chi è il tuo match perfetto. Il mio match perfetto è